Allora, vediamo adesso cosa vi propone un venture capital. L'avete già incontrato, interessato alla vostra società, state andando avanti con le negoziazioni, avete trovato un accordo sulla pre-money valuation. Vi va bene quanto viene valutata la vostra società? Incominciamo adesso a vedere la fase di quelli che sono gli aspetti legali e contrattuali del contratto di venture capital, cosa c'è scritto, perché ci sono determinate previsioni. Contate, sono dei contratti che la dottrina definisce contratti alieni, cioè sono dei contratti che sono regolati dal diritto italiano, ma contengono una serie di previsioni tecniche che non hanno niente a che fare col diritto italiano. È la traduzione di una serie di clausole contrattuali sviluppate nei paesi anglosassoni, sviluppate soprattutto negli Stati Uniti, che noi utilizziamo in Italia perché questo è lo standard di mercato, perché questo è lo sistema contrattuale che rende più efficiente sia per l'investitore che per il founder un investimento di venture capital. Parliamo però di clausole contrattuali che non hanno poco a che fare col nostro diritto. Quindi complesse, utilizzeremo un termine molto molto gergale, non so neanche se sono valide. Perché? Perché c'è anche pochissima giurisprudenza a riguardo, poca dottrina, poca giurisprudenza. È difficile che un'operazione di venture capital sia andata davanti a un giudice che ne abbia detto sì, questa clausola è corretta, quest'altra no. Quindi ci si rifà ai precedenti, soprattutto statunitensi, la legge del Delaware, che è una legge molto diversa, dalla nostra. Cosa intendiamo per un'operazione di venture capital? Di solito l'investitore investe con una quota di minoranza, è un socio di minoranza, di solito è sempre, sempre un socio temporaneo. Quindi è un socio che dopo un po' di tempo deve uscire. Deve uscire perché? Perché gestisce soldi che ha preso in prestito da altri soggetti. I fondi sono fondi che prendono dei soldi da altre istituzioni e che devono restituire dopo 10 anni più o meno. Quindi, quando contattate un venture capital, quando entrate in una fase di negoziazione, dovete sapere quanto dura quel fondo, perché quanto dura il fondo vi dirà quando poi l'operatore di venture capital vorrà uscire dalla vostra società, anzi più che vorrà, dovrà uscire dalla società perché i soldi dovranno essere restituiti. In questo caso, per esempio, un business angels ha meno problemi di questo tipo, investe in soldi suoi, se è opportuno rimanere un anno in più in società, ci rimane. Non è detto che un operatore di venture capital possa fare la stessa, considerazione. Capitale di rischio non è un finanziamento, non è un finanziamento bancario, non gli devi restituire i soldi. Se l'operazione va male, il venture capital ha perso i soldi insieme a voi. Non è solo capitale, è anche servizi di consulenza, networking, quindi nell'evidenziare, nel scegliere il venture capital, ponete accento su quello che è il valore aggiunto che può dare alla vostra azienda, i contatti, l'expertise, quale sarà l'amministratore che vi verrà messo nel consiglio di amministrazione, quale gap può colmare rispetto a quelle che sono le vostre competenze. Perché una documentazione contrattuale che vedremo molto complessa, molto difficile? Perché appunto è un investimento molto rischioso. Non ci sono garanzie, non c'è un obbligo di restituzione dei soldi presi e poi c'è una grossa incertezza che non è non solo per i risultati del progetto, ma anche per la difficoltà di capire il progetto. Voi sa ne saprete sempre di più del venture capital, sapete qual è la dea. Della vostra idea, qual è l'aspetto forte, qual è l'aspetto debole, del vostro management team, quali sono gli skill forse, quelli che vi mancano. Il venture capital, se non glielo dite voi, il venture capitalist non lo riesce a reperire sul mercato queste informazioni. Quindi forti asimmetrie informative e forti conflitti di interesse tra il venture capital e il founder. Questo è stato un elenco di un professore, di una professoressa dell'MIT che ha riassunto quelle che possono essere le differenti visioni, i conflitti di interesse tra un founder e un VC.
Il founder è focalizzato sul creare il successo della sua azienda, sull'ottenere i soldi necessari perché l'azienda diventi di successo, su mantenerne il controllo, la maggior parte del controllo e la maggior parte del valore, vede l'investitore come un soggetto col quale suddividere i rischi. Altra richiesta, appunto, ottenere l'expertise, il contratto e i contatti dall'investitore che possono aiutare la società a crescere. E se tutto va bene, poterne beneficiare anche lui. La visione del venture capital invece è diversa. La vostra è una delle varie aziende sulle quali investe. Quindi un'operazione tesa a massimizzare il ritorno per giustificarne i rischi, per giustificare anche le altre 29 operazioni che vanno male, assicurare che la compagnia faccia l'uso, che la società faccia l'uso migliore dei soldi, che i soldi vengano spesi per il prodotto, per sviluppare il business plan, che non vengano spesi per andare in vacanza o comprarsi la macchina. Cosa interessa al VC? Assicurarsi la possibilità di investire eventualmente nei round successivi, se la società cresce di valore, ha bisogno di ulteriori soldi, il venture capital che è già dentro dice: ok, prima vieni da me, perché io posso volerti dare altri soldi prima che andare a cercare altri. Assicurare l'abilità di liquidare gli asset. È un investitore a tempo, deve uscire, deve avere gli strumenti che gli permettano le uscite. E poi una startup è una delle tante. Il venture capitalist, anche lui, dovrà andare a chiedere i soldi agli investitori dopo i 10 anni, e quindi avrà bisogno di costruire una reputazione, di essere un soggetto che quando prende i soldi in prestito li investe in società che valgono e che restituisce quindi ai propri investitori ben più di quello che loro gli hanno dato. Quindi abbiamo visto un investimento rischioso con asimmetrie informative e conflitti di interesse. La documentazione contrattuale ha questa finalità: e ridurre i conflitti di interesse, ridurre le asimmetrie informative, allineare gli interessi del fondatore a quello dell'investitore. Questo viene fatto attraverso una documentazione contrattuale molto corposa, molto lunga. Ho qui evidenziato i quattro contratti principali, ce ne sono poi anche altri, i vari allegati agli accordi di investimento o ai patti parasociali che vanno a disciplinare, non so, il regolamento delle stock option, gli accordi con il management. Questi comunque sono i contratti principali. Il primo e il più importante in questo tipo di operazioni è il term sheet. Cos'è il term sheet? Un documento predisposto dall'investitore che riassume i principali termini dell'investimento. È un documento predisposto dall'investitore, è un documento del VC, quindi è un documento che ovviamente a lui va bene, che contiene clausole che ovviamente per lui sono accettabili. Non è detto che possano andare bene a voi, anzi, la prima proposta è sempre negoziale, quindi il venture capital si aspetta di avere una negoziazione sul term sheet, perché vengono fissati alcuni punti fermi nella trattativa che poi andrà avanti. Quindi fate attenzione, questi punti fermi condizionano tutta la trattativa che porterà poi alla fine alla conclusione dell'accordo e all'erogazione dei soldi. Prima di firmare un term sheet, quindi dovete essere d'accordo, convinti, soprattutto su questi punti fermi. Praticamente il mio consiglio che vi do: se avete i soldi per un avvocato, ingaggiatelo per la discussione del term sheet. Una volta che il term sheet è firmato, la strada della negoziazione è già incanalata e quindi meglio avere un avvocato nella fase di negoziazione del term sheet e poi anche eventualmente dimenticandoselo nelle fasi successive. Ma evitate di arrivare da un avvocato dicendo: ho firmato un term sheet, non so cosa vuol dire, però tanto non è vincolante e quindi adesso negoziamo. Non funziona così. È un documento che non è vincolante, cioè nessuno vi può imporre di eseguire quello che c'è scritto, ma è un documento che ha una forma di responsabilità, quella che si è chiamata la responsabilità precontrattuale.
Cos'è la responsabilità contrattuale e l'obbligo delle parti di agire con trasparenza e buona fede durante le trattative? Se voi avete detto nella fase del term sheet, avete firmato un documento in cui, per esempio, il consiglio di amministrazione deve essere composto da determinate persone, poi dopo non potete cambiare idea. Se avete firmato un documento con dei punti fermi, quelli sono punti fermi negoziali, si passa ad altro. Quindi, altro suggerimento, cercate di ottenere un term sheet che sia il più dettagliato possibile, perché lì è facile negoziare nel term sheet, è più facile vedere, capire se una clausola mi va bene o male all'interno di un documento che è normalmente di 5-6 pagine, rispetto che andarlo a capire in un contratto lungo 48 pagine che prende in esame una serie di ipotesi che sono più che altro di scuola. Quindi attenzione a questo tipo di responsabilità precontrattuale che dice che se voi cambiate idea perché vi siete resi conto dopo che quello c'era scritto nel term sheet in realtà non vi andava bene, vi possono far causa. Vi possono far causa e chiedere un risarcimento del danno. L'investitore dice: io ho perso 6 mesi negoziando con te perché pensavo che eravamo d'accordo su questi punti. Alla fine tu mi hai comunicato che invece quei punti in cui eri d'accordo non eri più d'accordo. Io ho speso soldi, tempo, ho perso l'opportunità di vedere altre start-up, di questo voglio essere risarcito. E la legge tutela questo affidamento. Dopo il term sheet si passa all'accordo di investimento. Ecco, questo invece è il contratto vincolante principale. Che cosa fa l'accordo di investimento? Contiene i termini economici e le condizioni dell'investimento, quindi in particolare l'accordo di investimento spiega come deve essere fatto l'aumento di capitale, sarà scritto che i fondatori dovranno andare in assemblea, fare un'assemblea straordinaria, aumentare il capitale sociale, il capitale sociale viene sottoscritto dall'investitore se le condizioni sospensive si sono realizzate. Cosa sono le condizioni sospensive? Sono dei fatti che devono essere realizzati prima che l'investitore metta i soldi. Variano da caso a caso, può essere per esempio, non so, nella vostra società c'è un brevetto che però è rimasto, non so, ancora di vostra titolarità, non è stato conferito alla società. L'investitore vuole che venga conferito in società, fino a quando non viene conferito lui i soldi non li mette. Altro tema molto importante e che dà luogo a pesanti negoziazioni sono le dichiarazioni di garanzia e gli obblighi di indennizzo. Cosa vuol dire? L'investitore investe nel presupposto che la società vada bene, che non ci siano passività nascoste, che il giorno dopo che ha messo i soldi non si scopra che c'è un buco con l'INPS per cui tutti i suoi soldi vanno a ripagare il buco con l'INPS o che c'è una causa o perché viene utilizzato un brevetto o una licenza in maniera non corretta. Quindi vi viene chiesto di dare un set di dichiarazioni e garanzie. Che dovete farvi? La proposta dell'investitore sarà: ditemi che va tutto bene. La risposta non può essere da voi semplicemente no. Dovete cercare di analizzare la vostra società e fare una fotografia di quello che veramente siete da un punto di vista legale, contrattuale. Siete a posto con le autorizzazioni, siete a posto con i contratti di lavoro, siete a posto con la legge sulla privacy. Non dovete rispondere sempre sì a tutto. Dovete però dare una fotografia reale. Se dite io con la legge sulla privacy non l'ho fatta, avete informato l'investitore. Se lui decide di investire, lo fa perché è a conoscenza e si assume questo rischio. E se poi arriverà una sanzione perché la società non era in regola con la legge sulla privacy, comunque non è una dichiarazione garanzia non corretta, gliel'avevate già detto, non scattano degli obblighi di indennizzo. Gli obblighi di indennizzo invece scattano quando dice no, con la privacy è tutto a posto e poi il mese dopo arriva la sanzione. In questo caso il contratto prevede che voi dobbiate rimborsare. Anche qui state attenti, normalmente l'investitore dice devi rimborsare me. Devi rimborsare me per il danno che ha subito la società. Questo
non è corretto. Se il danno l'ha subito la società, io al massimo rimetto i soldi in società, se li devo mettere quei soldi. Se devo rimborsare te, investitore, tu non sei il titolare del 100% della società, sei il titolare di una quota di minoranza, sei il titolare del 40%, e quindi io restituirò a te il 40% del danno, non tutto il danno intero. Altro suggerimento, prevedete sempre dei cap e delle franchigie. Cioè ci possono essere delle passività che sorgono in epoca successiva. Se però stiamo parlando di peanuts, stiamo parlando di importi limitati rispetto all'investimento, non è corretto che scatti l'obbligo da parte vostra di rimborsarlo. Così come c'è quindi una franchigia di non tener conto delle piccole passività, della multa di 100 euro, così mettete anche sempre un cap massimo all'indennizzo. Cap massimo dell'indennizzo che di solito è parametrato su quanti soldi investe l'investitore. Quindi anche se la società subisce un danno, ha una passività di 2 milioni di euro e l'investitore va dato 100.000 euro, comunque al massimo l'obbligo di indennizzo è su quei 100.000 euro. Se siete bravi a livello negoziale, riuscite anche a tenere l'80% del importo finanziato o anche meno. Accordo di investimento è un accordo separato oppure un accordo con due parti. La seconda parte è quella del patto parasociale. Quindi l'accordo di investimento disciplina come ci mette i soldi l'investitore, sulla base di che valutazione e cosa bisogna fare per metterci i soldi. Poi il patto parasociale che disciplina invece la vita tra voi e l'investitore, come verrà regolata la società durante questo matrimonio temporaneo. Abbiamo detto che l'investitore è di solito di minoranza, quindi ai sensi di legge ha pochi diritti. Se voi avete il controllo e la maggioranza potete fare più o meno ciò che volete. Per questo un patto parasociale che dice no, attenzione, anche se io ho la minoranza, in realtà sono io quello che ci ha messo la maggior parte dei soldi e quindi si decide insieme, prendono le decisioni insieme, se vogliamo cambiare strategia lo facciamo insieme. Nei limiti, nelle modalità consentite dalla legge, nello statuto vengono poi riprese le previsioni del patto parasociale. Questo per una ragione tecnica, diciamo. Il patto parasociale è un contratto che vincola chi firma quel contratto. Quindi se per esempio c'è sul patto parasociale una prelazione, nessuno dei soci può vendere a terzi se prima non ha offerto la sua quota agli altri soci. Se questa previsione è contenuta solo nel patto parasociale e un socio vende a un terzo senza averla offerta agli altri, quella vendita è valida. Al massimo gli altri soci potranno chiedere un risarcimento del danno perché non si è rispettato l'impegno del patto parasociale, però quelle azioni sono state correttamente vendute. Se invece la stessa previsione è ripresa nel patto parasociale, nello statuto della società, assume quella che viene definita l'efficacia reale. Cioè se non viene seguita la procedura di prelazione, quella vendita è nulla. E quindi non c'è quella vendita, non c'è il passaggio. Per questo è molto importante riprendere le previsioni del patto parasociale nello statuto. Vediamo adesso in dettaglio quali sono queste clausole ostiche difficili, vedete, utilizziamo tutti i termini in inglese, in italiano ci sono delle traduzioni che rendono poco il concetto. Abbiamo detto la finalità di queste previsioni è quella di allineare gli interessi tra l'investitore e il socio, che sono di partenza invece degli interessi contrastanti, diversi. Uno degli strumenti maggiormente utilizzato è quello che si chiama lo stage financing, il finanziamento per stadi. I soldi non vi vengono dati subito in una volta. Io, investitore di venture capital, penso che la tua società per poter crescere abbia bisogno, non so, di 3 milioni di euro. Non te li do però tutti il primo giorno, perché se facessi questo
tu che gestisci la società potresti essere spinto a compiere operazioni rischiose. Hai 3 milioni, primo giorno, tenti di fare qualcosa di rischioso, non utilizzi in maniera saggia il finanziamento ricevuto. Per questo stage financing. Di questi 3 milioni ti do all'inizio 500 mila euro. 500 mila euro tu devi utilizzare per raggiungere determinati obiettivi, quelle che vengono definite le milestone. Se le hai raggiunte, ti do altri 500 mila euro e facciamo un altro passo. Quindi vedete, il vantaggio per l'investitore è diminuire il rischio, dare i soldi quando la società effettivamente sta dimostrando di essere in grado di sviluppare il prodotto, di realizzare quello che era solo un'idea, quello che era previsto nel business plan. Dall'altra parte il vantaggio per l'imprenditore di non buttar via i soldi. Suggerimento tecnico, le milestone, concordate delle milestone semplici, chiare, che sia facile da capire che siano state raggiunte, perché è chiaro che questo può essere un motivo di conflitto. Voi ritenete che la milestone è stata realizzata, l'investitore che semmai dice che voi operate in un mercato che non è più così come promettente come all'inizio, può avere convenienza a dire no, la milestone non è stata realizzata, quindi io non ho più obbligo a versare i soldi, perché il raggiungimento della milestone fa scattare un obbligo contrattuale a versare i soldi. Se la milestone non è raggiunta, diventa una volontà dell'imprenditore. Se vuole lo fa, se no l'investitore non è tenuto contrattualmente a mettere i soldi. Quindi evitate di scrivere delle milestone complesse. Per esempio, un problema pratico che ho trovato su una milestone che parlava di fatturato. Fatturato 100, cioè, milestone semplice da capire. No, come consideri invece gli ordini già ricevuti, la merce già spedita, ma che non è stata ancora pagata, per esempio? È fatturato? Non è fatturato? Ma io ho avuto un ritardo. Quindi attenzione. Evidenziate delle milestone che siano dei ragionamenti facili da verificare, in modo che eliminate o riducete di molto il rischio che poi sorga un conflitto sul raggiungimento o meno delle milestone. Altra caratteristica tipico clausola degli accordi di venture capital, la famosa liquidation preference. Cos'è che dice liquidation preference? La regola generale qual è? Che tutti i proventi, inteso quindi con tutti i soldi che la società distribuisce ai soci a qualsiasi titolo, dividendi, distribuzione straordinaria di riserve o è stato ceduto un ramo d'azienda, quindi tutti i soldi che vengono distribuiti, secondo la regola generale, vengono distribuiti tra i soci sulla base della quota di capitale da ciascuno detenuta. L'investitore però è quello che ci ha messo più soldi. Su questa regola, se non avesse altre protezioni contrattuali, uno prende 1 milione di euro, il giorno dopo mette in liquidazione la società, quel 1 milione di euro viene suddiviso sulla base della percentuale sociale di ciascuno detenuto e quindi si becca, non so, 600 mila euro perché ha il 60%, l'investitore che ha il 40% se ne becca 400 del milione che ha messo. Non va così. E quindi l'investitore chiede quasi sempre il diritto di essere privilegiato nella distribuzione dei proventi. Quando si ha una distribuzione dei proventi, i soldi vanno prima all'investitore. Fino a che limite? Anche qui c'è una negoziazione tra le parti. La clausola più utilizzata è quella che dice che l'investitore ha diritto ad ottenere prima degli altri quanto la somma che lui ha investito. In America vige la regola, per esempio, di quello che si chiama l'1 più 8, cioè quello che ha investito più l'8% di interesse annuo capitalizzato. Dopodiché, se ci sono ulteriori soldi, a chi spettano? Una regola può essere quella: spettano a tutti i soci che non siano l'investitore, perché l'investitore ha già ricevuto i soldi. Questa è di solito una cosa che non si riesce mai ad ottenere. Quello che l'investitore chiede dice: io prima prendo i miei soldi, una volta che io ho ottenuto i soldi che ci ho messo, il rimanente lo dividiamo secondo il criterio
del pro quota. Può andar bene, si può riuscire a negoziare anche qualcosa di meglio. Tu prima prendi i tuoi soldi perché sono quelli che ci hai messo, dopodiché spetta ai founder la pre-money valuation, per esempio, cioè quello che è stata la valutazione data prima del tuo ingresso, perché? Perché è attività dei founder. Sono loro che hanno portato la società a quella valutazione, quindi spetta a loro ottenere quei soldi e solo come terzo passaggio l'eventuale rimanente suddiviso sempre pro quota tra tutti. Altra protezione del capitale investito dal venture capital è la protezione antidiluizione, l'anti-dilution, diritto per l'investitore di non veder diluita la propria partecipazione in caso di down round. Cos'è il down round? È un ulteriore round di investimento fatto a una valutazione inferiore di quella che era stata riconosciuta dal venture capital in sede d'ingresso. Venture capital aveva esaminato il business plan, ha detto valido, interessante. La valutazione della società è per esempio 5 milioni. Sulla base di questo io investo e prendo il 30% del capitale sociale della società. Dopo 2 o 3 anni si scopre che invece quel business plan poi non siamo riusciti effettivamente a realizzarlo. La società continua ad andare, però non aveva più le aspettative che aveva all'inizio. La valutazione scende, quindi c'è un altro soggetto disponibile ad acquistare, a investire nella società, però dice non valete più 5 milioni, ne valete 3. E allora l'investitore dice, va bene, se c'è il valore di mercato, non era più 5, adesso è 3, i soldi che io prima ho messo, che su una valutazione di 5 mi davano il 30%, li vado a riparametrare sulla nuova valutazione. E quindi quel 30% diventa il 40%, quindi ha un diritto a sottoscrivere nuove quote, nuove azioni al nominale per pareggiare il suo valore di carico, della società. Anche questa è una previsione molto forte, perché in fin dei conti il nuovo entrante dà una valutazione di 3 milioni, il venture capital che già c'era utilizza l'anti-dilution, non si diluisce, chi è che si diluisce fortemente? Tutti gli altri. Quindi anche qui è difficile dire no, perché qui stiamo parlando proprio delle caratteristiche contrattuali tipiche di un'operazione di venture capital, è difficile che riuscite a negoziare escludendola. Bisogna negoziarla, bisogna cercare di scrivere una clausola che possa tutelare anche voi. E quindi, per esempio, solo nel caso di ingressi di investitori che ci mettono un certo numero di certo ammontare di soldi, a condizione, per esempio, che anche il venture capital continui ad investire anche in quel round, e allora ti posso concedere l'anti-dilution. Vediamo un po' se non è un'anti-dilution piena, facciamo un'anti-dilution come si dice in America, weighted average. Quindi un altro concetto, è tutto negoziabile. È difficile togliere uno di questi aspetti da un contratto. Tutto ciò che c'è scritto è tutto negoziabile, c'è sempre un'alternativa più favorevole e quello che vi viene proposto è la forma, è VC side, cioè è scritto in una maniera che tutela l'investitore, ovviamente perché si aspetta una negoziazione su questo, si aspetta che voi possiate proporre una modifica che vi possa tutelare. Finalità di questo set di clausole è quella appunto di proteggere, di limitare il rischio dell'investitore, di proteggere un po' il suo capitale. Quest'altra serie invece ha come finalità quella appunto di ridurre le asimmetrie informative. Socio di minoranza, un socio che non vuole la gestione della società, che riesce, che lesce. Prego. A informarsi e capire su quali punti comunque può trattare, perché quando tratta per il venture capitalist, il venture capitalist ovviamente ha tutto l'interesse di portare sicuramente tutte le clausole che conosce bene dalla sua parte. Quindi cosa consiglia per prevenire un attimino e trovare un giusto accordo? Ma allora, qui no. Una volatile.
ovviamente sì. Specializzati poi in... questa è una materia, come detto, abbastanza complessa, parliamo di robe molto tecniche, quindi affidatevi a qualcuno che le ha già viste, perché se non le hai viste prima non le studi a scuola, non le studi all'università, non ti capitano nelle attività lavorativa. Stiamo parlando di una nicchia di mercato, ci sono pochi che se ne occupano. Per rispondere alla tua domanda, la negoziazione in realtà parte da un punto principale di cui noi abbiamo parlato qui, che è la pre-money valuation, la valutazione che danno alla vostra società. Se ritenete che la valutazione è buona, è congrua, ovviamente il mio consiglio è accettare. Se invece già non vi va bene la valutazione, avete un po' di problemi, queste sono tutte clausole che si possono negoziare. Si possono negoziare come? Dando una spiegazione, dando una giustificazione del perché si ritiene questa clausola troppo forte, che va semmai a tutelare un rischio che per la vostra società non c'è. Quindi si vede caso per caso e poi tutto parte dalla valutazione che viene data. Quindi l'investitore non si occupa della gestione della società, non prende poteri di gestione, però vuole che sia vuole monitorarla, vuole capire voi cosa fate, come spendete i soldi che vi sono stati dati. Quindi pur essendo un socio di minoranza, secondo la legge non potrebbe nominare membri del consiglio di amministrazione, perché decide la maggioranza dei soci. Allora contrattualmente lo ottiene, dice: comunque nel consiglio di amministrazione ci deve essere sempre un soggetto nominato da me. Per voi cosa è importante sapere? Non dategli soldi se non prende poteri, quindi va bene il rimborso spese, per il resto non è necessario dargli una remunerazione al membro nominato dall'investitore, e cercate di conoscere in anticipo chi vi vogliono mettere nel consiglio di amministrazione. E quindi conoscetelo, parlateci, capite se effettivamente può essere un soggetto con cui possiate andare d'accordo e che è uno che ne sa del business dove operate e che vi può dare un valore aggiunto che invece non riuscirete ad ottenere. Questo membro del consiglio di amministrazione, pur non avendo poteri, pur essendo uno su un consiglio di 3, 5 o 7 persone, però ha dei poteri di veto. Cioè, se lui non è d'accordo, blocca le operazioni. Quali sono le operazioni che blocca? Anche qui, negoziate quelle che siano effettivamente le operazioni straordinarie, sulle quali è necessario coinvolgere l'investitore perché volete fare un cambio serio di business, volete acquistare degli asset importanti, volete assumere una persona di rilievo. Cercate di non far coinvolgervi e che non operi il diritto di veto in quella che è l'attività ordinaria. Quindi ha un veto su alcuni punti, non su tutti? Sì, è un elenco lunghissimo. In realtà dov'è che gira il tutto? Allora, al primo punto del diritto di veto è il budget e il business plan. Il budget e il business plan sono i documenti principali per il consiglio di amministrazione per gestire la società, e questi documenti vengono sempre concordati, aggiornati di anno in anno e votati all'unanimità. Cercate di far considerare che però una volta che una cosa è prevista nel business plan non è necessario passare in consiglio di amministrazione. Se mi hai dato già l'ok che quest'anno verranno assunti quattro manager con un determinato stipendio, la delibera di assunzione del manager, se era già indicata nel business plan, non è necessario ripassare. Il diritto di veto si esprime non solo nel consiglio di amministrazione, ma anche in assemblea. Anche qui, quali sono le delibere sulle quali l'investitore ha un diritto di veto? Di solito quelle straordinarie, quindi quando si modifica lo statuto, quando si vuole fare una fusione, una scissione, un aumento di capitale per l'ingresso di,
di un investitore terzo, quando in poche parole si cambiano le regole del gioco. Questa è una delle previsioni abbastanza fair, perché ovviamente l'assemblea, soprattutto l'assemblea straordinaria, ha la possibilità appunto di modificare lo statuto e quindi se non si è d'accordo, modificando uno dei requisiti cardine della vita societaria, è giusto che se l'investitore non è d'accordo la delibera non possa essere approvata. Altra roba rompiscatole per un founder è l'information right, cioè l'investitore vi chiederà di ricevere un'informativa con cadenza o mensile o trimestrale o semestrale. Cercate di non viverla come un incubo, cercate di sfruttarla come vostro strumento di vantaggio, come vostra protezione in caso in cui le cose vanno male. Quindi inondate l'investitore di informazioni, tenetelo al corrente su tutto. Inondate, sì, dategli informazioni, perché a quel punto voi l'avrete informato. Se lui la mail in cui c'erano scritte tutte le informazioni non l'ha letta, sono cavoli suoi, non è che voi gliele avete fatto scoprire in ritardo e allora lì vi potrà dire come. Non mi hai detto niente, eri in lite con un fornitore e hai cercato di cavarti a te e adesso c'è il casino. Adesso l'investitore ha diritto di arrabbiarsi. Se invece dice no, guarda, è 3 mesi che ti ho detto che ho problema con quel fornitore, che non mi riesce a fornire in tempo un materiale necessario, cerchiamo di svoltarla. Se poi andiamo in causa, io ti avevo informato. Punto essenziale è la cassa. La cassa, i soldi, sapere sempre quello che si dice il burn rate mensile. Informateli su quanti soldi avete in cassa, entro quando i soldi finiranno, perché un conto è informare un venture capital di dire guarda, se così vanno le cose io tra 5 mesi finisco i soldi, come facciamo ad andare avanti? E allora lui avrà interesse a trovare una soluzione. Se fate dicendo la settimana prossima abbiamo finito la cassa, la soluzione non viene trovata, ma si incazza, giustamente, perché non c'è più il tempo necessario per trovare una soluzione. Quindi avete un partner con voi, un partner finanziario, un partner che per definizione ha soldi, che ha già investito e quindi ha tutto interesse a cercare di salvare la società e portarla al successo. Coinvolgetelo, coinvolgetelo, informatelo. Soprattutto delle cose che non vanno bene. Prima lo fate, più ci sarà la possibilità di trovare una soluzione insieme. Se lo fate alla fine, aumentano le possibilità che si vada a litigare, che vi venga data la colpa. Perché? Perché lui non lo sapeva. Il venture capital. Si parla di business plan, prodotto, però in realtà tutti i venture capital dicono cos'è che fa effettivamente la differenza, il team, il management team, le persone. È un investimento molto sulle persone. Se ottenete i soldi da un venture capital è perché il venture capital ritiene che voi siate in grado di sviluppare il business plan, di portare quell'idea ad un prodotto e che quel prodotto possa avere successo. Siccome investe su di voi, non ve ne potete andare. E quindi bad lever, cioè cosa succede se voi cambiate idea? Cosa succede se Microsoft, Google, Facebook vi offre un importante posto di lavoro e voi dite lascio la mia società perché ho avuto un'offerta importante? Opera la clausola di bad lever, diritto dell'investitore di acquistare al nominale o al massimo a 1 euro tutta la vostra partecipazione. Quindi una forte penale perché il danno che subisce l'investitore nel momento in cui voi decidete di andarvene è grosso. E d'altra parte, se uno ha deciso che pur avendo fondato la sua società, dopo un po' vuole fare altro, è giusto anche che non faccia più parte di quella compagine sociale. Attenzione quando scatta il bad lever però, cioè un conto è se siete voi che cambiate idea, quindi sono dimissioni volontarie, un conto se siete licenziati o revocati dal vostro mandato di amministratore per giusta causa, cioè c'è stato un giudice che ha detto che voi avete agito con dolo a danno della società, vi siete rubati la cassa, avete fatto cose false. Questi sono gli unici due
eventi che possano far scattare il believer. Se è una decisione di un altro di cacciarvi, di revocarvi il vostro incarico, di licenziarvi dalla società, se questo licenziamento non è perché c'è stato un vostro comportamento doloso o di colpa grave, allora il believer non deve operare. Così come il believer non deve operare se voi le date le dimissioni perché avete avuto un incidente e non potete essere al lavoro, non è un caso di bad leaver, è un caso di quello che si chiama il good leaver. Il bad leaver è proprio quando uno cambia idea o fa il furbo e viene beccato, allora è giusto che subisca una punizione pesante come il togliere tutte le sue partecipazioni. Altra cosa, appunto, dovete rimanere in azienda, dovete rimanere là e quindi sulle vostre partecipazioni c'è quello che viene chiamato il lock-up. Non potete vendere se non col consenso dell'investitore. Però cosa succede? Può capitare che riceviate un'offerta interessante che valuta l'azienda o la vostra quota da una valutazione che voi sapete essere in realtà più alta dell'effettiva valutazione dell'azienda. È un socio industriale che ha interesse ad acquistarvi perché ci siete voi, perché è una cosa che gli manca e vi offre un qualcosa che è anche di più del valore. L'investitore, dovete passare sempre dall'investitore, dice: guarda, ho ricevuto un'offerta, vogliono comprare le mie azioni e mi offrono 20 volte la valutazione che tu mi avevi dato. L'investitore può dire: ah, interessante, però a questo punto, sai, esco anch'io. Procedura di tag along, quindi dice: sì, di a quel terzo che ti ha fatto l'offerta che se vuole le tue quote deve comprarsi anche le mie, agli stessi termini e condizioni. Quindi siete bloccati. Siete bloccati con un investitore, nel momento in cui, qui nel caso in cui voi decidete di cambiare idea. Cosa succede quando l'arco temporale dell'investimento che il venture capital si era dato di 4-5 anni per dire in azienda sta per arrivare alla fine? Incomincia ad essere pressante l'interesse dell'investitore a liquidare la partecipazione e quindi questa serie di previsioni contrattuali che, diciamo, forzano l'exit. Quindi possibilità, come abbiamo visto prima, per l'investitore di vendere tutta la società, di vendere tutte le azioni rappresentative del capitale sociale quando vuole lui, attraverso essenzialmente lo strumento del drag along, l'obbligo di covendita. Io, investitore, ho trovato una persona disposta ad acquistare la società a un determinato prezzo, a me va bene, esercito il diritto di drag along, si vende tutti a quello stesso prezzo. Questo perché? Perché l'investimento è un investimento di minoranza in una società non quotata e quindi come tale un investimento, una partecipazione difficilmente liquidabile. Perché? Perché da una partecipazione di minoranza su una società controllata da un altro soggetto che l'investitore è riuscito contrattualmente a pareggiare, ma che normalmente sul mercato ha poco valore. Quindi quello che si chiama il premio di maggioranza, appunto è un premio che spetta la maggioranza, la minoranza non ha un premio. Attraverso lo strumento del drag along invece viene posto in vendita il 100%, si vende agli stessi termini e condizioni, si applica la liquidation preference, l'investitore è tutelato. Capite quindi che qui è una clausola molto forte per voi. Si vende perché decide un altro, anzi si vende perché io non sono d'accordo. Quindi cercate di proteggervi. E quindi il drag along va bene, ci deve essere, però scatta solo dopo un determinato numero di anni. Perché i primi anni bisogna concentrarsi a sviluppare la società, a farla crescere di valore. Se tu hai investito hai comunque un arco temporale di 4-5 anni per rimanere, quindi per esempio prima di 3-4 anni il drag along non puoi utilizzarlo. Oppure puoi utilizzare il drag along solo se l'offerta è veramente mostro. E a quel punto mi va anche bene, valuti la società a 5 milioni,
dopo 6 mesi l'investitore trova un'offerta per 500 milioni, ok, posso, allora accetto di essere trascinato. Quindi sempre il solito concetto, la clausola rimane, cercate di negoziarla per limitarne gli effetti dirompenti. IPO, qui in Italia sono chiacchiere, cioè lasciate la scritta com'è, come sarà scritta, si dice che l'investitore si riserva il diritto di valutare se ci sono le condizioni per la quotazione, avrà lui il diritto di scegliere il global coordinator, cioè la banca che assiste la società nel processo di quotazione, è lui quello che vende prima le azioni. La mia opinione, sì, va bene tutto. Cioè, un'ipotesi talmente per cui tutti ci guadagnano, per cui è giusto che chi si occupa del processo di quotazione sia l'investitore istituzionale, sia chi ha a che fare normalmente con le banche. È un messaggio che si dà al mercato tremendo, dice come la società si quota, però c'è il fondo, non so, che semmai è emanazione di Banca Intesa, che però non si occupa lui del processo. Dice, ma com'è possibile? Vuol dire che non è convinto, vuol dire che la società non va bene, quindi non negoziatela neanche, perché poi se ci sarà l'ipotesi dell'IPO è tutto veramente un altro film, ed è un'ipotesi veramente win-win per tutti, quindi è inutile stare a litigare sulla clausola dell'IPO, forse vale di più negoziare un po' più la morte il drag along. Mandato a vendere, anche qui il tempo passa, la società non riusciamo a liquidarla, l'investitore deve restituire i soldi a chi glieli ha prestati 8-10 anni fa, quindi è previsto che anche qui dopo un certo numero di anni venga dato un mandato ad una banca d'affari che possa trovare un acquirente interessato a comprare il 100% della società. Ultima clausola, cattiva, e non so sinceramente neanche se vale in Italia, la possibilità del recesso ad nutum. Cosa vuol dire? Recedo dalla società perché voglio uscire. Normalmente il codice civile dà questo diritto ai soci di recedere dalla società, ma è un diritto che scatta soltanto quando viene presa una delibera a cui il socio non era d'accordo e che questa delibera va a cambiare la struttura vera della società. Si cambia l'oggetto sociale, si trasferisce la sede legale all'estero, si prevede che prima che le azioni che erano liberamente trasferibili diventano invece adesso intrasferibili per 5 anni, quindi qui la legge dà il diritto a ciascuno che non è d'accordo di poter uscire dalla società e di vedere la sua partecipazione rimborsata su quello che è il valore di mercato. Qui alcuni investitori chiedono invece il recesso ad nutum, cioè senza un motivo, solo perché a me va. E quindi alcuni dicono anche solo per me va, anzi non mi devi neanche dare in questo caso quanto vale la società, ma mi devi dare quanti soldi che io ti ho dato, per esempio, 3-4 anni fa. Anche qui, questa qui è invece una clausola che dovete cercare di eliminare o di eliminare, quantomeno addolcire quel riferimento ad nutum, cioè dargli una sostanza. Puoi eventualmente uscire in determinati momenti, ti becchi quello che però vale la società, perché è quello che la legge ti dà, non puoi avere altro di più. Scusa. Prego. Se l'investitore riesce a rientrare del capitale investito grazie ai profitti della startup, quindi in qualche modo andare a ripagare il fondo, il drag along può intervenire lo stesso o a quel punto no, perché il fondo è stato risarcito in qualche modo? Allora, come avviene? L'investitore prende dei soldi da altri investitori, no? Il famoso fondo pensioni della California, no? Che è quello che dà tanti soldi ai VC. Li dà ai VC, i VC li gestiscono i soldi per 10 anni. In questi 10 anni, durante i primi 5 anni, investono in 30, 40, 50 società. Durante gli altri 5 anni cercano di far crescere di valore la società e di rivenderla, alla scadenza del 10° anno restituiscono i soldi al fondo pensione. Quanti soldi restituiscono?
quelli che gli aveva dato, di più, di meno, dipende da come sono andati gli investimenti. Il drag along opera ad un livello sotto, quindi tra il venture capital e i soci della società partecipata. Quando è che scatta? Quando il venture capital dice io voglio vendere e i founder dicono no, io voglio rimanere perché abbiamo un altro anno di sviluppo del prodotto e tra un altro anno la nostra valutazione può raddoppiare. Allora l'investitore dice, eh sì, vabbè, però io non posso aspettare un altro anno, devo restituire i soldi al fondo pensione entro 6 mesi. E quindi lo strumento del forzare la vendita. Invece i soldi li aveva già restituiti? No, i soldi vengono restituiti di solito alla fine. Vengono restituiti di solito alla fine, perché poi è un processo complesso anche di struttura di vita del fondo, vengono calcolati dei tassi e dei rendimenti. Sulla base di quanto sono, di come sono andati gli investimenti, il venture capital guadagna su quello. Cioè dice io ti ho fatto guadagnare, ti ho fatto dare il 30% dei soldi di guadagno, dei soldi che tu mi avevi dati 10 anni fa, ok, di questo 30% ecco a te ridò il 25, il 5% è il mio, quello che si dice carried interest, cioè la remunerazione per la mia attività fatta. Basta. Quindi, queste sono regole che ci sono, appunto riassumendo, sono regole del gioco, chi più che meno ve le troverete. Non si può rispondere semplicemente no, non sono d'accordo, perché l'investitore ha bisogno di queste clausole, negoziatele quindi. Sappiate che tutto è negoziabile e dimostrate che... avete degli interessi che sono degli interessi degni di tutela e quindi non accettate quello che vi viene fornito come un documento da banca. Non è un finanziamento della banca per cui ti arriva il modulo che devi sottoscrivere. È un contratto che viene negoziato di volta in volta e quindi il venture capitalist si aspetta che voi dite qui non mi va bene, propongo qualcos'altro. E cercate sempre di proporre qualcosa e non limitarvi a dire no, non mi va bene. Prego. Come facciamo a sapere se la valutazione pre-money ci va bene? Arriva il business angel e dice la prima società vale 500K. Ok, cosa succede? Non è che devo sapere se va bene o no. Come faccio a capire allora io prima quanto realmente vale per capire se la sua è una buona offerta o una tecnica? Allora, diciamo, non so se può succedere così in Italia perché non ci sono tanti operatori di venture capital. Cosa succede dalle altre parti dove venture capital è più sviluppato? Ti fai avere l'offerta da 4-5 VC. E quindi capisci più o meno qual è la valutazione di mercato. Poi, d'altra parte, attenzione, qui stiamo parlando, vi sto parlando anche un po' di dottrina. Nella realtà si lavora anche molto con il conto della serva. Quanti soldi ti servono per sviluppare il prodotto? Quanti soldi spendi? 5, 2 o 3 milioni? Ok, io devo essere un socio di minoranza, hai bisogno di 3 milioni, per 3 milioni prendo il 30 e il 40%, quindi la valutazione pre-money qual è? Il 40%, 3 milioni e fai un calcolo matematico. Poi alla fine ci si regola anche su quello. È il grande tema la valutazione pre-money. E quindi informatevi su quelle che sono le valutazioni di mercato di società simili alla vostra. Andate a vedere i precedenti, perché è così che basa la valutazione anche a un venture capitalist. Negli altri paesi, società del tipo la vostra, a questo stadio di prodotto, con questa struttura, che valutazione hanno avuto? E quindi cercare di capire qual è il valore di mercato. Dopodiché ho avuto una valutazione bassa, ma ho un set di previsioni contrattuali che mi lasciano ampio spazio, questo ha un valore economico. E quindi la valutazione in senso complessivo viene alzata. La valutazione è bassa, però non c'è la liquidation preference. È un bel vantaggio. O non c'è il drag along, oppure la liquidation preference mi riconosce la possibilità di prendere i soldi dopo l'investitore e tutti quelli che ci ho messo e anche di più. Però
Quindi c'è prima una valutazione sulla cifra, capire se la cifra effettivamente ti va bene e poi cercare di dare anche una valutazione a tutto ciò che non è, che non ha effettivamente un ammontare economico chiaro, che però vale economicamente, cioè che libertà di azione hai nel gestire la tua società. Può avere un valore. Prego. Sì. Altre domande? No, su questo tema vi dico una parola anch'io, ovvero che nella mia esperienza ce l'avevi anche un po' chiara tu all'inizio le idee. Non è che dici io voglio fare questa cosa, te quanto me dai? Perché non è il mercato del pesce. Cioè, anzi, cioè, se vi presentate con questo tipo di approccio, alle volte correte il rischio che vi, magari avete un'ottima idea, siete bravissimi, ma la vostra, date la percezione, magari non è vero, ma date la percezione di non avere le idee chiare su, cosa, su per cosa li volete spendere i soldi. Invece è ovvio che più è early stage, più è difficile far costruire la valutazione, no? Questo è evidente. Però, appunto, come dice Francesco adesso, cioè la prima domanda è quanti soldi ti servono per fare che cosa? Questa è la cosa che dovete avere più chiaro. Cioè, quando vi sedete al tavolo, cioè se l'idea vi piace, voi gli piacete e credono che lo potete fare e quindi dicono va bene, valutiamo, la prima cosa che vi chiedono servono è allora, quanti soldi ti servono e per arrivare fino a dove? Se vi fanno questa domanda vuol dire che sono davvero interessati, però dovete avere una risposta, che non è 4 miliardi, ma è, guarda, noi siamo fatti queste milestone, ok? La prima è dobbiamo arrivare fin qui, per arrivare fin qui ci vuole almeno questo, ci metteremo anche una contingency, perché una serie di cose potrebbero andare storte, stiamo cercando questo tipo di round, ok? E quindi la valutazione che stiamo chiedendo è più o meno questa, cioè... Da lì si discute, ci piace, non ci piace, siamo d'accordo, non siamo d'accordo. A me è anche successo che mi dicessero il 50% meno di quello che hai detto. Sì, no, ci mettiamo, cioè... Non c'è bisogno di sta... fare, e viene chiaro e reali comunque. No, infatti, cioè, a me è successo che, guarda, la startup ci interessa, ma ha 1 milione di pre-money. Tu hai chiesto, hai detto 1,4 milioni di pre-money? Se vuoi ne parliamo, ma 1 milione di pre-money. A me è successo questo, per esempio. Comunque l'altro consiglio non è una vendita, non è un rapporto, è un rapporto di durata. Anche perché non deve essere un one shot. E quindi i bluff durano poco. Durano poco, vieni beccato. Tu hai invece l'esigenza di costruire un rapporto serio, con basi di fiducia importanti, di un soggetto che comunque va a compensare sicuramente una mancanza che voi avete, il lato economico e potenzialmente anche di capacità manageriali o di expertise in un determinato settore che voi non avete. Quindi vedi, c'è un contratto di anche da un punto di vista solo legale, è un contratto di 150 pagine. Se bleffi in un modo o nell'altro te la faccio pagare, ok? Perché l'esigenza di questi contratti sono di cercare di essere chiari sin dall'inizio. Il venture capital è uno che è disposto a prendere un rischio, è disposto a prendere un rischio anche elevato, non è una banca. Non dà i soldi perché deve avere la sicurezza che poi tornino indietro con un interesse. Dà i soldi perché vuole rischiare, che vuole che quelle 1 su 30 permetta di fare il botto. Quindi è un soggetto disposto a rischiare, che conosce le vite della startup, sa che non va sempre tutto bene e si aspetta che ci sia il problemino. Non nascondetelo. Perfetto, grazie. Grazie.